Allora, io mi chiamo Ignazio, detto lo chef Ignazio. Nome e cognome. Allora, io sono di Palermo e sono nato all'ospedale civico, al secondo piano, da parte di Parto Rende. E sono nato a nord di Palermo, però, attenzione, a nord di Palermo. E sono cresciuto in via Cappuccini, Piazza Indipendenza, da Nesene, ho amici d'infanzia e tutto là. Ho 60 anni che l'ho compiuto il mese di marzo, perché sono io del 1959, 22 marzo. E faccio il cuoco. Io ho iniziato a fare il cuoco che lavavo i piatti, pentole, le padelle, le posate, le facevo le pulizie. Da ragazzo, avevo 17 anni, 18 anni. Io che lavoravo in un ristorante a Palermo, allora c'era l'Ades Bar in via Ruggero VII e lavoravo io con lo chef a Terno Salvatore e Tortorici Croce. Mentre io che lavavo i piatti, poi si è avvicinato lo chef e Ignazio dice: domani tu passi in cucina, ti compri una giacca di cucina, un pantalone di cucina, e la giacca me l'ha regalato lui, perché lui mi ha preso a cuore così che mi voleva bene. E ho iniziato a lavorare in cucina, a pulire le cipolle, le patate, fai questo, fammi questo. Quando mi sono infarinato, no? Che mi sono buttato la farina addosso come il pesce infarinato. E poi ho girato a Sicilia, ho girato a nord, a Germania, così, e mi sono insegnato. Ho lavorato io che faccio il cuoco, non so, io come date non è che io che vado bene, che mi dico, ma comunque tu, che ne so, 30, 25 anni. Ho lavorato sia in montagna, sia a mare, ristoranti, a Belgio, i villaggi, i Sardegna, Rimini, il Riccione, Cortina di Tampezzo, Trentino, Alto Adige, come i Canazzeri, i Colbara, e altre cose che non mi ricordo, in Sicilia, a Catania, a Lipari. No, non mi ricordo, comunque queste sono le zone, il Belluno e compagnia bella. E poi sono andato all'estero, fuori così, in Germania. Ma io non ho mai... Da ragazzo avevo un po' di voglia di aprire una gelateria. Ma poi, non lo so, l'ho aperto perché io questo lavoro non è che mi piace tanto. A me fare il cuoco, per dire la verità, non mi è mai piaciuto. Perché uno sta sempre fuori di casa, lavora per le feste, sabato e domenica. Io essendo che vengo da una famiglia numerosa, quando c'è la festa, compleanno, comunione, questo, Natale, di Capodanno, mancavo sempre e non mi è mai piaciuto fare questo lavoro. L'ho fatto per guadagnare la giornata e basta. Anche oggi è così. Infatti io lo consiglio a tutti i giovani di fare questo mestiere.
a parte che i giovani iniziano e poi ingaggiano i mezzieri, perché ora non è più come una volta il mezziere, sono cambiate tante cose. Ora un chef ti dice che è un chef personista, un chef di insalato, io non mi sento dire che cosa che vogliono dire su un chef insalato. Che vanno a fare i sceriffi, un cuoco è un cuoco, è un sellato è davo. Ma penso più belli che sono i tanti per i boys, perché in montagna è veramente la montagna è bella, e proprio quelli sono poi spettacolare andare in cortina a Trentino col Bara, quelli sono i posti i favolosi. Un bello diciamo a Palermo, dove che uno che si scherza, che ride in un locale, che c'era il proprietario che c'aveva il vizio che beveva, e quando c'era il tempo di pagare uno ci andava a parlare cose fatte, e quello sganciava il più soldi. Diciamo una cosa divertente, se la vogliamo chiamare, ma sono tanti forse che uno che si deve, perché quando uno che lavora in questo in mestiere, quando uno è giovane che parte, fa divertimento, guadagnare i soldi e lavora, quando uno è giovane. Poi quando uno che mette in famiglia è diverso il suo mestiere, perché che sono tanti che cambiano di mestiere, che non lo vogliono fare più. Ma siccome io che lavoro stagionalmente, non è che lavoro annualmente in un posto fisso, è così. Un giorno mi è venuto in mente con mia moglie, ho detto facciamo un video così, ma per gioco, perché senza interesse, per giocare abbiamo fatto il video delle arancine, poi abbiamo fatto quelle della zucca rossa. E ho visto che la gente sanamente, non lo so, sanamente, che scriveva, che voleva vedere i video, perché io ne vogliamo uno e poi dopo i 6 mesi, un anno ne vogliamo un altro. E così ho deciso di fare dei sempre video, di metterli su YouTube, e ho cominciato così. I video io li faccio da casa mia, perché neanche li posso fare quando è che lavoro al ristorante, o poi a lavorare in un ristorante, in un albergo, in un villaggio, non è che là c'è tempo di fare i video. Quando sono dentro li faccio da casa mia, però io faccio i video, che ripeto sempre anche quando faccio i video, che io faccio i video come se li dovrebbe fare la gente a casa, perché al ristorante è tutta un'altra cosa. Io faccio vedere come si fa quello che si ci mette, perché non è che uno dice metti 50 grammi di questo, 50 grammi di questo, e poi la gente che lo fa, che ci viene, e poi che non ci vede. Invece io cerco di farle come se fosse a casa mio fratello, quando uno gli fa a casa, cerco di farle così, anche perché io a dire queste cose, una noce di questo, una nocciolina di quello, non è cosa mia. Io le faccio vedere man mano che è lavoro, perché io un libro di cucina, attenzione, un libro di cucina non l'ho mai letto, perché a leggere
e da fascismo, perché ci sono scritte dose come fare questo, ma no, un bene niente completamente. Ma poi quando il mio figlio dice papà te le faccio vedere i video, ti metto in YouTube, insomma, e dice, e lo chiamiamo in questione meridionale, siccome io sono del sud, meridionale, mi è piaciuto questo nome, ho detto va papà ecco, e metterò le cose, perché ora e meridionale, sì, e allora ho chiamato così e ci ho messo per figura la settimana. Ma poi è venuto il mio figlio con mia figlia che hanno trovato questo cane, ma era piccolo, a costruire quando una tarea ha portato, una volta che l'ho portato, non so, dopo ci abbiamo dato il latte da mangiare, l'abbiamo cresciuto, l'abbiamo insegnato di andare fuori a fare i bisogni, perché a casa un telescopio. E poi l'abbiamo riportato da vegetariano a farci fare le visite, abbiamo fatto tutti i vaccini, il libretto, e abbiamo fatto i turni per farlo uscire, perché io dico che se prende un cane, un animale, bisogna andarci di dietro, perché le risone come i bambini. E allora è rimasto qua, e che devo fare? Una volta che è qua, a ricerca. Ora le pesseghino, c'ha 7 anni, come si fa a buttarlo fuori, a buttarlo in mezzo alla strada dopo i 7 anni? Allora ce lo teniamo finché che beviamo, ci teniamo a pesco. Comunque io non lo so, io non mi aspettavo veramente, sinceramente, la gente che mi scrive dall'America, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, addirittura dall'India, di Thailandia, Austria, da tutte le parti, in Sicilia, non so se mi ricordo di qualche Inghilterra, insomma, di tutte queste cose. Onestamente io non mi aspettavo, io devo dire la verità, però siccome e tutta gente che è emigrata, che mi scrive, anche dalla Svizzera. E tutta gente emigrata che abita così lontano. E forse, non lo so, ci piace forse qualche piatto siciliano, la mia vallata siciliana. E si ricordano forse quando erano qua piccoli, ecco, non lo so. Comunque io ti ringrazio veramente di cuore, che non me l'aspettavo, che devo dire, più di questo non posso dire. Comunque adesso che ci sono queste feste qua, che ci vediamo noi più in là, ci vediamo dopo la Pasqua, dopo il 25 aprile, insomma, non lo so, e comunque ci vediamo di più in là. Intanto vi guardate di questa intervista, e non lo so. Vi saluto a tutti e vi auguro tante belle cose. E viva la Sicilia!